Io chiamerei adesso Marino da Spilimbergo, che viene a spiegarci e a darci dimostrazione della sua abilità rispetto solo verbale, grazie. Solo verbale, grazie. Per il momento. Sì, vieni. Sì, meglio. Allora un attimo, do la parola a lui. Buongiorno a tutti, sono lieto di essere qui in questo evento. Sarà un po' difficile dopo questo bel video dimostrare un altro gioco. Vengo dal Friuli, rappresento il Friuli direttamente dal comune di Spilimbergo, però non sono friulano, doc, vengo dall'Istria e sono 20 anni a Spilimbergo, allora ho portato questo gioco che si gioca nel Friuli, ma nel Carsico gioca già da diversi anni questo gioco. È un gioco delle plocche, qui è un sbaglio che ho mandato anch'io perché non avevo proprio tanto tempo da quando ho preso l'invito. La prima andrei con la storia e dopo... Questa è la prima nazionale italiana che andrei in storia. Comunque questo è un gioco molto antico, diffuso quasi in tutta l'Europa. Certi scritti dicono che un gioco anche dalla era pre-cristiana. Il gioco è trasmesso dalle generazioni a generazioni, però dicono che è iniziato dai pastori. Difatti io il mio primo incontro con queste plocche era andando in vacanza dai miei nonni, dal paese si andava a pascolare le mucche e dovevo andare anch'io come piccinino, andare con i vecchi, e vedevo che giocavano a sto gioco. Man mano come le mucche andavano avanti si giocava ste plocche. Certi dicono che anche nel scritto di Omero, nella Iliade, hanno trovato che quando hanno assediato la Troia, che un simile gioco giocavano i soldati. Questo solo per un esempio del gioco come talmente tanto antico. Cos'è una plocca? È una piastra, ma non è bello neanche dire la piastra perché alcuni la chiamano la piastra. Nel museo storico di Pisino abbiamo trovato che perfino i conti giocavano, la chiamavano la lavarna. Scritto nel museo storico di Pisino, non so se già detto, che sarebbe così. Non so se posso mettere. Le misure non sono iscritte, ma si cerca che sia su un palmo della mano, va dai un diametro dai 10 ai 15, 16 centimetri. Nel Carsico giocano perfino col peso di 3 kg. Può essere sempre di sasso così, una palma di mano, o anche più grande e anche più pesante. Si lancia, il gioco antico era almeno, doveva essere 10 passi, e si buttava il pallino. Oggi lo chiamiamo un bocino, però era un pallino sempre dal sasso. È un gioco di precisione, perché il primo che butta e lancia dopo l'estrazione, chi ha il possesso del bocino lo butta, e è obbligo anche a lui di buttare più vicino che esiste. E l'altro, l'avversario, deve almeno avvicinare meglio di lui al bocino. Si gioca fino a 13 punti e vince chi ha fatto più punti. Il campo del gioco
Il campo del gioco è erboso, terato. Sono stato al paese Soro Trieste, a Prepotto, loro giocano nei campi e non hanno le misure. Si gioca sempre 10 passi e si va fin che si può andare su quel terreno. Però il gioco è diventato talmente possessivo e si gioca, specialmente nell'est, si gioca, per dire, dalle Alpi alla Grecia, dal Pirinei alla Svezia. Ho un dato che in Francia sono quasi 10.000 iscritti di giocatori. Comunque è un gioco molto 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 preso. È normale, cominciano a essere dei campionati, dei tornei, e diventano anche le regole. E abbiamo fatto delle regole che il campo esiste per poter giocare, perché si gioca sia in una parte che in altra, almeno 20 metri di terreno erboso che si può segnare o col spago, in questo momento come che ho io qua, se lo segno col spago, o se no nel gioco con quei sassi, che adesso è diventato solo un gioco tradizionale, perché per i campionati veri, perché bisogna avere anche una carriola di sassi dietro, perché si rompono. Allora abbiamo inventato di alluminio, circa un peso che sia, questi vanno da un diametro minimo 12 al massimo 16, la grossezza la fa ognuno che va. Normale, questo è il pallino, quel gioco tradizionale, per l'alluminio abbiamo fatto il cuccino, che non deve essere di diametro più di 7 cm. Volevo dire che il campo si può segnare tradizionalmente con certi rami, con certe bacchette o con la calce, però quando che si gioca roba di tornei veri, puri, perché è un gioco di precisione, è un campo di 16 metri, fra il posto dove si gioca è 10 metri e 3x3 dove si gioca da una parte che dall'altra. E vince sempre quello normale che è più preciso. Abbiamo già talmente incontri nella Croazia, si gioca, in Slovenia, abbiamo coinvolto la Bosnia, abbiamo coinvolto il Montenegro. Io che organizzo il torneo a Spilimbergo, ringraziando anche il comune, il circolo di frazione di Spilimbergo che si chiama Istrago, abbiamo a disposizione dei campi e dei campetti, e lì si già 5 anni di fila si gioca l'incontro internazionale. Sono presenti quasi ogni anno, ma sempre la Slovenia, la Croazia e noi come italiani, perché abbiamo anche un simile gioco dalla Valle Aosta, i modenesi. C'è la parte anche delle Molise che giocano questo gioco, però hanno le piastre anche più grandi, un gioco come che giocano quasi quasi i dalmati giù in Croazia. E dico, già 5 anni che organizzo questo incontro interregionale, molto molto attrattivo, i giocatori vengono contenti che si organizza, sono orgoglioso anche che sono l'unico torneo che giocano anche le tre donne, due italiane e una della Slovenia. Direi, queste sono delle foto giocate Istrago, qui è una foto dell'incontro a Val d'Aosta, la nazionale quando che giocava. A questo anno abbiamo fatto un torneo, un girone di 3 incontri nella nazionale italiana, Slovenia e Croazia, che alla fine di questi 3 incontri abbiamo vinto noi, abbiamo preso
la prima nazionale e la prima medaglia d'oro. Siamo molto contenti. Se possiamo andare avanti, così che posso. Questo penso che anche il signor Paolo può conoscere, il Festival di San Vicenta. Non si vede bene, ma le bandiere di tante nazioni che erano partecipanti a questo gioco, non solo delle Plioschia, ma anche altri giochi antichi, che si organizza in questa regione. Non so cos'altro spiegare, se qualcuno si interessa come parte il gioco, sono disposto a spiegare. Si gioca, non solo single, se gioca single viso a viso, si gioca con tre piastre, se si gioca in coppia si gioca con due, la terna si gioca con una e la quaderna, noi la chiamiamo la squadra, si gioca anche sempre con una. E vince sempre quello che ha fatto prima i 13 punti. Grazie. Come funziona? Come si assegnano i punti? Non ho ben capito. Abbiamo una tabella fatta di legno, qui buchi, dove sono scritti 13 punti e lì si spostano i legnetti. Quando è che fai il punto? Quando sei più vicino di tutti a un punto? Con tutte quelle due, per modo di dire, plocche che sono vicino al bacino, fanno punti. Puoi fare uno, puoi fare due, se giochi single puoi massimo fare tre e segni tre punti. Cioè le tre più vicine? L'avversario, se non ha più vicino di te, sono i tuoi punti. Ah, ok. Sì, è simile. Sì, è simile al punteggio delle bocce. La devi lanciare, sì, tutto il giorno devi anche lanciare, perché non è facile. Quando giocate singoli quante ne hai? Tre a disposizione, in coppia con due, ognuno ha due. Quattro. Sì. E in tre, uno a testa. Uno a testa. Se hai sbagliato, hai sbagliato. Quindi la squadra. Comunque, le squadre possono essere da due o da tre. Invece. E quando arrivi a 13 hai vinto. Comunque, quando che giocava la nazionale, si faceva che sempre gli stessi giocatori non possono giocare più di due partite. O giocava singole la coppia, o la terna, o la squadra. Due partite poteva fare la nazionale, così abbiamo fatto le regole. Può bocciare? Quando che il pallino, si prende il pallino, salta fuori, se la prima volta se lo torna indietro dopo che era. Se anche la seconda volta, in stesso gioco, viene buttato fuori, quello che ha giocato il pallino prima lo butta di nuovo. Se in caso di nuovo va buttato via, prende il possesso dell'avversario, il bacino, e lo butta lui dove che vuole. Dove vuole, sul posto dove che bisogna giocare. Tutto quello che prima dei 10 metri che viene caduta o toccata e andata avanti viene eliminata. Viene eliminata anche quella, se ha toccato la riga o mettiamo a dire il spago, viene anche eliminata dal gioco. È che da noi l'arbitro non esiste, perché le regole le sappiamo tutti, e per prassi da tutti i giocatori che quel giorno giocano, ma è spesso che l'organizzatore e fa come l'arbitro se non è caso che cosa succede, ma non ha successo mai niente, perché è un gioco proprio di precisione, lì non ci sono. Ma le distanze eventuali sono molto simili, chi le misura? Le distanze nel giochi tradizionali si prende due bacchette e si misurano. Oggi come oggi abbiamo il metro, se è più lontano. Se è più vicino abbiamo il compasso. Questo compasso mi dicono che ha 180 anni, ancora oggi funziona. Ho fatto la prova del carbonio 14. Se è troppo vicino si misura, così che due plocche che non erano mai proprio
Vicino, vicino, sempre era un pelo una più vicino. E una cosa, una domanda, ma quanto giocate? Cioè giocate, vi allenate, vi preparate per questi... Eh sì, perché è il gioco proprio di precisione. Bisogna allenarsi, perché se giochi tutto il giorno comincia a fare anche mano la mano. Allora un po' di allenamento fra settimana, specialmente quando si sa che c'è un incontro, si allena un po' di più per essere pronti a quell'incontro. Quindi tutto l'anno si gioca? Si gioca tutto l'anno. Tutto l'anno. Quanti siete come giocatori? Lì da voi nel paese? Come da noi non siamo ancora tanti. Siamo pochissimi perché da quando che sono venuto io comincio di raccogliere dei ragazzi, di giocare, li coinvolgo, ma quest'anno abbiamo avuto l'incontro sempre questo internazionale, abbiamo avuto già 7 squadre della parte nostra, sì, che sono 14 giocatori, più quelli di fuori che vengono. E l'età? L'età non c'è, l'unico che abbiamo per quando che coinvolgiamo i ragazzi piccoli, abbiamo, non ho portato con sé, delle plocche più piccole, però le misure sono sempre quelle, però il peso è più piccolo per loro. E pensiamo anche di andare in Croazia, è già partita la linea che i rappresentanti di certe squadre vanno alle scuole. Questo penso anch'io, parlando col sindaco di Springbergo, di iniziare ad andare alla scuola, di prendere dei ragazzi, di mostrare questo gioco, perché è un gioco molto antico e sarebbe peccato perderlo come tradizione. Il suolo è molto duro quando lo buttate, poi se la terra è secca e dura salta, ma è la tecnica sempre del gioco quando che è duro, bisogna dargli la rotazione perché si lancia, non si butta come le bocce, bisogna lanciarlo. Ma deve andare oltre i 10 metri, quindi per quarta deve... Il minimo 13, intorno ai 13 metri bisogna lanciarlo. Tutto 13. 13 metri, 13. 13. Si gira attorno a quello lì. Quando abbiamo formato la squadra non sapevamo... alla velocità, cosa simbolo, cosa prendere per distinguersi dagli altri, e allora la miglior cosa era di prendere il simbolo del Friuli, questo è il nostro simbolo del Friuli, però anche della nostra squadra, che portiamo sulle magliette. Questa è una maglietta di quest'anno che abbiamo fatto per l'incontro nazionale. E non è rosa. E colgo. Prego. Non è rosa. Non è rosa. È speso di più. Costa di più. Non è rosa. Ogni anno cambia il colore, però il simbolo è sempre quello. Ogni anno diverso. Ogni anno diverso, sì. E già che sono qui, colgo l'occasione di. Vedo che il sindaco qua presente anche con noi, di fare un regalo dell'incontro di internazionale che abbiamo avuto. No, fin era. Questa è una maglietta. Allora, mi hanno dato a disposizione dal comune anche un libro da Springbergese, e qua ci sono altri. Così che avete un ricordo. Grazie molto. Allora, per gli altri partecipanti abbiamo ancora lì da distribuire quello che mi hanno dato dal comune. Grazie molto. Allora io ringrazio Marino. L'unico che mi dispiace, pensavo che se niente altro sarà un giardino erboso in giro per dimostrare il gioco. Sì, possiamo domani, rovinare però... qualche aiola, signor sindaco. Possiamo rovinare qualche aiola, no? Dai. Non è che faremo tanti danni. Io ringrazio Marino, anche perché come ho detto questa mattina è la prima volta che abbiamo la possibilità di invitarlo. Io so che lui sta facendo un grande lavoro a Spilimbergo, sta cercando di strutturare maggiormente, di formare un'associazione,
so che è molto legato e non potrebbe essere diversamente, dato la localizzazione con la Croazia e la Slovenia, e so che insieme con loro sta facendo un grosso lavoro, ha accennato prima ai tornei organizzati dove vengono invitati giocatori provenienti dagli stati che fino a qualche tempo fa formavano un unico paese, e poi sappiamo quello che è successo con una devastante guerra che speriamo sia definitivamente sopita, speriamo, perché non ci sono buone notizie in alcuni punti, ma quello che mi interessava notare è che attraverso questo gioco vengono invitati giocatori provenienti dai vari stati che fino a poco tempo fa, non molto tempo fa, si confrontavano su ben altri fronti, no? E quindi ancora una volta il gioco si dimostra un tramite fondamentale per creare relazioni anche in momenti, anche in situazioni particolarmente delicate, particolarmente. Quindi un grazie di cuore proprio per il lavoro che state facendo anche in questo senso. Il gioco, come accennava prima, è un gioco molto diffuso, ha accennato sempre Marino ad alcune comunità croate che ci sono in Italia, nel Molise in particolare, abbiamo avuto la fortuna di ospitarle un paio di volte anche al festival. Se cercate di liberarvi, perché so che ci sono dei giorni che coincidono con altri eventi, saremo molto contenti di ospitare anche la comunità di Spilimbergo. Però è un gioco molto diffuso, anche se con modalità particolarmente diverse, perché parlavo di 20.000 giocatori francesi, sono 10.000, 20.000, parecchie migliaia, e ogni gioco ha una sua modalità, in dimensioni del campo, così. Quindi non è omogenea tutto quanto queste modalità di gioco, ognuno ha una sua storia, però la caratteristica è, penso, di non sbagliarmi nel dire che c'è un'evoluzione del gioco che parte dal gioco in pietra e mano a mano va a finire in un attrezzo di tipo diverso, proprio per evitare continue rotture, per evitare... No. Ma sono tanti tornei che rimangono tradizionali col gioco della pietra. Col gioco in pietra. Questo rimane, questo non lo lasciamo in parte. Di parte ho dimenticato di dire prima che si inizia, perché il calendario dei tornei sono molto fissi, si inizia all'inizio di marzo, e l'ultimo finisce adesso ai 12 di dicembre il torneo, così che quasi quasi ogni weekend c'è un torneo che si gioca o in Croazia o in Slovenia o qua da noi. E il programma è proprio, il calendario è pieno. E rispetto a questa diversità che diceva Paolo, la diversità, come vi accordate? Riuscite sempre a giocare comunque insieme? Sì, sì. Ecco, questa è una cosa che mi incuriosisce. Perché abbiamo preso, abbiamo fatto le regole uniche per tutti, allora lì non ci sono problemi. Credo che anche il signor Paolo sa che si fa. Il signor Paolo si fa che un giorno forse sarà una roba europea e anche incontri sul livello europeo. Quindi giocate? Si gioca già, però non sono formali, già campionati mondiali, sia single che coppia eterna,
qualche torneo si gioca in Croazia o in Slovenia, dove siamo anche noi partecipanti, ma a livello proprio altissimo. Non è ancora, le chiamiamo mondiali, però non sono ancora formali. Quando saranno coinvolte ancora altre nazioni, quella volta sicuro prenderà il nome. Se non è, se non è fitta, si gioca, perché bisogna finire il torneo, perché non si può rimandarlo, perché il prossimo termine, il prossimo sabato o domenica, ha già un altro incontro. O se lo gioca, unico proprio maltempo lì. Ho detto che ci sono tre donne. No, in astratto. In Croazia ancora non ho incontrato una donna che gioca, però francesi. Giocava una ragazza, dopo non so perché non gioca più. Tentiamo di coinvolgere anche delle ragazze, farle magari più piccole, più piccolo, che arriviamo anche a loro e coinvolgerle, perché forse no 13 a 16 metri, qualcosa di meno, però stiamo lavorando, come che abbiamo fatto, non era da poco, per organizzare le nazionali. È stato un bellissimo incontro tra le nazionali e andiamo sempre un passo più avanti, spero che non finisca lì. Questo non abbiamo visto tutte le questa è la medaglia che l'abbiamo presa come il primo incontro della prima squadra nazionale italiana. Grazie. Grazie Marina.